Dobbiamo dare anche un segnale di ottimismo sociale e di fiducia nelle istituzioni col nostro duro lavoro quotidiano. Penso che anche questo sia importante, perché comunque prima o poi da questa pandemia si uscirà e i carabinieri dovranno stare vicino alla gente con un atteggiamento protettivo. Con queste parole il nuovo comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzzi, ha voluto sottolineare l'impegno di tutti i carabinieri durante la pandemia di Covid. Il generale ha ricordato come dall'inizio della pandemia 7.600 sono stati i carabinieri contagiati e 20 i caduti. La cerimonia, trasmessa via streaming, viste le misure di contenimento del virus, ha avuto luogo presso la Scuola Allievi Carabinieri Roma. Il passaggio di consegne tra il generale Giovanni Nistri e il generale Teo Luzzi è avvenuto alla presenza del presidente del Consiglio Conte, il ministro dell'Interno Lamorgese e i rappresentanti delle altre forze armate e di polizia. Il generale Nistri ha ricordato nel suo discorso l'importanza dell'appartenenza all'arma. Ritengo che l'arma sia una pedina fondamentale, mi permetto di dire imprescindibile, nel comporre l'articolato mosaico della sicurezza nazionale.